Grazie. Allora, siamo in tempi perfetti, mi sembra, per cominciare un commento, eventuali domande e poi passare direttamente alla tavola del rapporto. Allora, io, per esempio, apro la discussione, mi ero letto bene tutte le cose presentate, anzi, per l'intervento della Caracuta avevo integrato anche il suo intervento sulla Sami, che mi ero riletto, e mi ero preparato il mio compitino, che però non l'ha fatto nessuno, non leggerò, ma lo darò direttamente per la pubblicazione degli atti. E faccio alcune considerazioni. Innanzitutto, direi se l'obiettivo di questo seminario, convegno in generale, era capire come le nuove ricerche, i vari tipi di indicatori, fonti che si stanno sempre di più producendo in questi anni, nuove fonti direi, nuovi indicatori come quelli che abbiamo visto oggi in archeozoologia, eccetera, per capire il cambiamento o la rottura dopo la società globalizzata di età romana, direi che tutte le relazioni, anche quelle di oggi, arrivano a questo obiettivo, raggiungono questo obiettivo. Da un punto di vista, diciamo, della metodologia, io devo dire, da vecchio ricognitore, perché io ho cominciato da studente come ricognitore, facendo quella che si chiamava, imitando l'esperienza anglosassone, archeologia del paesaggio, in realtà non era nemmeno archeologia del territorio, ma era un'archeologia delle reti insediative che produceva carte archeologiche o carte del rischio archeologico, ma raramente, se non mai, usava la ricostruzione ambientale, la ricostruzione del paesaggio storico e via dicendo. Ma devo dire che si comincia ora in Italia. Questi tre esempi che abbiamo visto oggi, un macro esempio, quello del Trentino, un esempio di archeologia globale e delle complessità, direi ampiamente, con questa successione di paesaggi in orizzontale e in verticale, di paesaggi storici che ci hanno mostrato con delle immagini bellissime, e questi altri due esempi che abbiamo visto oggi, diciamo più a micro scala, cioè ricostruzione intorno a dei contesti, inserendo un singolo contesto nella filigrana, possiamo definire, di quello che era il suo bacino di sostentamento e come veniva utilizzato, aprono ormai definitivamente le prospettive della ricerca a una ricostruzione di paesaggi storici e quindi di paesaggi economici e non solo naturali, di paesaggi di potere, di paesaggi anche ideologici, di paesaggi abitativi, non di paesaggi della mente, comunque aprono definitivamente la prospettiva a integrare, come dice l'Annalisa Volecchia, la grande storia con le piccole storie di dettaglio. Ho apprezzato molto questa frase nel suo intervento, che però poi ci fanno capire in realtà come avviene questo cambiamento, con quali dinamiche, questa trasformazione che avviene tra la fine dell'età classica e i secoli post-classici. La relazione sul progetto APSAT, progetto molto bello che conosco abbastanza bene, avendolo visto in corso, un progetto che secondo me darà ancora risultati molto belli, con un uso della tecnologia, questo è un po' dei miei cavalli di battaglia da un po' di tempo, con un uso della tecnologia non come fine ma come strumento per ottenere informazione archeologica e storica, pericolo che, come sapete bene, si corre molto nell'ambiente archeologico italiano che usa la tecnologia. Diciamo, un uso sia dell'AIDAR che di un lavoro di rete con un WebGIS in cui tutti i partner inseriscono i loro tematismi, i loro dati, eccetera, cioè un uso della tecnologia, secondo me, di primissimo livello, e non è piaggeria verso il gruppo che ci lavora. E ho anche apprezzato l'onestà intellettuale del gruppo che ha fatto questa relazione, perché alla fine il LiDAR rischia, come altre tecnologie
che sono andate, il cui nome e la definizione è andata di moda in passato, il GIS prima di tutti, eccetera, eccetera, rischia di nuovo di essere spacciato come la pietra filosofale che ci risolve tutti i problemi che abbiamo nelle ricostruzioni archeologiche. Invece la relazione della Colecchi ha messo molto bene in evidenza anche i limiti che l'Adara sui paesaggi minerari, ad esempio sui paesaggi silvopastorali, e giustamente propone anche dei correttivi di scala per integrare la lettura. Questo da un punto di vista della ricerca. Poi mi ha colpito molto in questa ricostruzione alcuni elementi fissi del paesaggio umano, del paesaggio abitativo ed economico, che ritornano caratterizzando il rinnovo dell'insediamento, il sistema della viabilità. Il sistema della viabilità intorno a cui si organizzano sempre questi paesaggi, in parte mantenendo una divisione per quadrati, eccetera, eccetera, del paesaggio romano, in parte rielaborandola completamente, andandosi a costruire nuovi paesaggi di potere lungo questa catena di casta o piccole fortificazioni che occupano tutti i rilievi, eccetera, eccetera. Insomma, un paesaggio che parte da una base molto forte, caratterizzata dalla forma, dalla conformazione data all'età romana, ma che poi, pur mantenendo alcune caratteristiche e alcuni degli elementi decisivi come la viabilità, i canaloni, cita nel testo, eccetera, in realtà poi però arriva a un paesaggio che pur avendo elementi non di continuità, ma diciamo di eredità, però è un paesaggio completamente nuovo, si trasforma in un paesaggio completamente diverso. Bene, a me questo lavoro è piaciuto veramente, veramente molto. E anche il concetto di off-site power escape, che viene presentato nell'intervento, è molto, molto affascinante e secondo me molto puntuale per definire le nuove strategie a cui dobbiamo andare come archeologi che cercano una ricostruzione di paesaggi in serie. Gli altri due interventi, al di là dell'apprezzamento che si può fare per le metodologie applicate, anche l'ultima che abbiamo visto di Valentina Caracuta, molto affascinante, molto specialistica, gli altri due interventi per me sono una gioia da vedere e da sentire. Perché? Perché io da alcuni anni, come sapete, spingo molto su alcuni indicatori che sono l'archeozoologia e l'archeobotanica, che secondo me, mi perdonino Federico e anche altri specialisti, per i secoli alto medievali hanno peso specifico maggiore dello studio della ceramica. Questo almeno è il mio pensiero e così lo esprimo. E quello che viene fuori dalle due relazioni, al di là della difficoltà, no? Nella definizione anche del campione, nel capire i limiti che il campione ha, perché chiaramente quello che troviamo, parlo ad esempio di Anna Maria Grasso, non è mai la totalità della produzione, no? Che a Mirandolo ho trovato magazzini strapieni, ma non è mai la totalità della produzione. Ci fotografa un momento dell'economia di quel villaggio e di cosa ci è rimasto nei depositi, no? È un po' come 15 anni fa circa, o 20, Topolsky scrisse, secondo me, una definizione molto bella, no? Che gli archeologi sono come cacciatori di animali estinti che devono ricostruire la taglia, l'aspetto, la pelle, la misura dei denti di questi animali dalle tracce lasciate sul terreno. Ecco, questo è ancora molto più valido perché voi lavorate su tracce di tracce per analisi di questo tipo. E però cosa viene fuori in maniera molto prepotente? Una scarsa aderenza con le attività economiche dei secoli precedenti. Una chiusura dell'economia, perlomeno nel caso di Subversano, ma mi sembra anche nel caso di Riusi, Alto Riusi, che è un vero e proprio villaggio, sta diventando Faragola per il VII-VIII secolo. Diciamo per la fase di villaggio Alto Medievale di Faragola, una vera e propria economia abbastanza chiusa, con pochi contatti all'esterno, ma con un'organizzazione del paesaggio
a fini produttivi, a fini di sostentamento, e non solo quelli, molto precisa. Le aree ortive vicino alle capanne raramente si sono individuate. Qui, grazie a questo pozzo magico, questo pozzo di San Patrizio che avete trovato scavando, si riescono a riconoscere. Prima si ipotizzavano, oppure sono citate dalle fonti scritte e basta. La fascia, diciamo, la fascia dei seminativi, la fascia degli alberi da frutto, forse misti anche seminativi, e poi l'area boschiva sfruttata molto per materiale edilizio, rispettando la querce, perché serve anche per l'alimentazione degli animali che vengono allevati. Il problema è, secondo me, da capire da un punto di vista storico, o che almeno non interessa, erano comunità indipendenti o meno? Ieri è riuscita fuori questa tematica, Alessandra l'ha recitata parlando di Crissuia, questo certo contadino che forse è un po' autonomo. Io su questo io ho molto ripensato negli ultimi anni, ho cambiato abbastanza opinione in maniera radicale, sorprendendo anche molti. Però allora, il prodotto che viene stivato in questi magazzini, nei silos, nel pozzo di Vol, sostenta solo la comunità, o in realtà sono le tracce anche di surplus? Quali tipi di surplus? A Superzano forse il vino, che poi forse, non lo so, che poi venivano indirizzati verso altre figure gerarchiche. Cioè queste comunità che ci compaiono alla fine caratterizzate da questa analisi sulla loro economia, ci compaiono caratterizzate come comunità sì chiuse, abbastanza indipendenti, perché non si trovano tracce gerarchiche all'interno dell'insediamento, né nei modi di abitare, né nei modi di produrre, né nei modi di consumare, eccetera, eccetera. Mi chiedo a chi potevano collegarsi. Cioè questa produzione non era solo per il sostentamento, andava in qualche direzione. Poi mi ha molto affascinato il dato di Valentina Caracuta di questo aumento della piovosità, dell'impalutamento, dei problemi durante il periodo della guerra greco-gotica. Cioè, quindi non solo problemi, diciamo, politici, ma una situazione che per la villa di Faragola e la sua trasformazione si complica anche per fattori, diciamo, ambientali. Generalmente siamo sempre abituati a ricondurre i fatti che individuiamo negli scavi alla Histoire événementielle, ai grandi fatti storici, ma non ci sono solo quelli, evidentemente. E per ora mi fermo e lascio la parola. Good morning. First, an apology for speaking in English. I'm a geographer, and so this morning's papers were very interesting because of the multi and cross-disciplinary nature of the work. But I don't apologize for being a geographer, and perhaps I'll give a slightly different perspective on the papers. The first thing that struck me was the difficulty of trying to move from a scientific basis for data collection to an interpretation of man-environment relationships, and the problems of linking that to chronology and to work within a broader context of environmental reconstruction. So that I thought was really very interesting, and I want to pick out some of those themes in the papers. If I start with the project in Trentino, looking at the landscape, the ASAP project. The first comment I have, that this is really a very exciting project. It's one of the very first projects in Europe and perhaps in the world to use very high resolution terrain modelling to examine a large landscape. And I think that point should be emphasized that there are many other studies that have looked at this new technology, but to apply this to a large landscape
Second point is that LiDAR is a very expensive survey tool. Very expensive. And so this project is also important to examine the value of the information that comes from these data and to understand the additional levels of detail that it can provide for mapping morphological features. And the paper gave some interesting examples of looking at ridgeways, trackways, as well as settlement sites, as well as agrarian landscapes. But there are important questions here about what can be seen and what cannot be seen or interpreted easily from these data. Third point, which I think is extremely important in Trentino, is the ability of LiDAR to see beneath woodland. And in many landscapes in Europe, this is something that cannot be underestimated in terms of its potential. And so, again, a lot of people will look to this project to see what benefit of this prospection, and also not just prospection, but also understanding the dynamics and the linkages within landscapes when you begin to move from open agriculture into woodland and look for features of in the past on Pelagic woodland. So this project provides an exceptional opportunity to use these data to piece together also a multi-period landscape. And I think Marco also made this point about the integrated use of different data sources, which is extremely important, I think. That this is not just a project about technology, yeah. It's a project about integration, yeah, of landscape studies. It builds on the best practice of landscape analysis, but utilizes new data. The other point I wanted to make was about GIS. I've seen many papers in this conference that use GIS and use digital mapping. So I guess that is normal, which is good. What I thought was interesting was the use of the web GIS as a way of linking different researchers. This project actually involves many researchers and many different data. And it wasn't discussed in the paper, in the presentation, but one thing I think this is, it has a lot of potential to think about the way in which information is disseminated. I mean, how do you educate the public, or how do you educate other academics about the value of this data? I mean, you only see a few examples, a few pictures. The value is actually being able to allow people to explore these landscapes. So this is going to be a question for the future about how this could be done, how we can make these data accessible for a wider public. And the other thing that occurred to me was, and perhaps this is the way a geographer may look at a landscape, but there's so much value in local knowledge and local knowledges that maybe when we expose local people to interpretations of past landscapes, you actually get something back. And that may be something that the web could be extremely valuable for. It's just an idea. So in summary, I think that there are many specific aspects of this project that I think go into new areas. The way in which we talked about landscapes of power was very interesting. The use of the technology to look at past mining activity in particular, and looking at the relationship between use of remote sensing, morphology, and other data for exploring past mining economies, I thought was very interesting, and has a good overlap with other subjects. So, in summary, a very exciting project, which I really liked this paper. Okay, moving quickly on to paper two, Valentina's paper. Well, paper
use very high temporal resolution data to explore climate change. This is very important, and I work in a department where people also spend a lot of time looking at paleoclimatic reconstruction. But what's different here is the context to apply this in a sort of micro resolution within archaeology. So I think some of my comments are really questions. And the first one was you talked about the use of geomorphology, the use of other evidence, and I just wonder to what extent you can use this data to calibrate your analysis, or whether these other data sets actually work the other way to calibrate their work. So I had some questions about the way in which bias can come into environmental work, and it's not a criticism but a question about how these problems are resolved. I also wondered whether things like pollen analysis would be complementary in a site like this, when you looked at sort of whether it was possible to do that using sort of micro pollen analysis. I know people have looked at woodland clearance in this way to try and understand the dynamics of these processes, which I thought was very interesting. And again, I thought I had another question, was about to what extent the geography of your analysis that you could extrapolate, how far you can extrapolate your analysis. Because you mentioned scale, you mentioned global scale, local scale, and I wasn't sure what that means, and I wasn't sure how far you can extrapolate the science, which clearly is very exciting. So, the last question, and again a question, was about, you talked about adaptation to change, which was your interpretation of archaeology. And I began to think about how resilient society is to changes in things like precipitation and change, how quickly we adapt. And again, I think these are questions, but I think they're important questions about society's response and how other evidence can be used to address these issues. So, yeah, questions. And paper three, Anne-Marie. Well, this is well outside my subject, but I thought this was very exciting to see such an opportunity to create a very detailed picture of not just of the environment, but also the utilization of the environment. Now, I picked particularly on the way, particularly in which you used the data to reconstruct viticulture. So I'm being selective in my ability to translate your paper, but I thought that was so exciting because it demonstrated how you can move beyond just a paleobotanical reconstruction into a functional reconstruction. I thought particularly your analysis of the pressing of the seeds and our understanding of the way in which the grape production, if you like, could be reconstructed. And I thought that was very important. And then, of course, I began to worry about how much time this takes to do this work, but I suppose this has to be put into the context of how unusual an opportunity, if you like, this data represents. So I was impressed by the care of the work, of how much information you could take from the paleobotanical and zoological evidence also. And then I also had another question
about, you showed one slide, I think, about the DNA analysis, and I understand from discussion before the paper that this was not your work. But again, that struck me as very exciting, the possibility to link information about the movement, if you like, about really about the species, and how we can understand that and actually add value to your analysis. So I would find it useful if you could perhaps say a little more about that, because I thought that was very exciting indeed. And my final point is really about the way in which these three papers, in their different ways, all really help us considerably to understand different aspects of land transformation. That it strikes me in landscape analysis, we've moved beyond description, we've moved beyond simple functional interpretation, and now science is able to provide real insights into processes of land change. So, three very good papers in very different ways, all showing many aspects of the future of landscape interpretation. Thank you. Allora, ci sono delle domande poste alle due relazioni. Possiamo fare come ieri per condensare poi se ci sono altre domande o se loro poi rispondono a tutto. Abbiamo una fortuna, Federico Marazzi oggi è stato a comprare un libro, non ha ascoltato le relazioni, quindi riusciremo a fare il dibattito. Elisa. Altre domande? Bene, allora vi cediamo il microfono per rispondere.